Buonasera cari amici, benvenuti a Dopo Cena, come ogni martedì sera dopo il telegiornale. Siamo qui nei nostri salotti tra i divani rossi, ormai diventati insomma un logo distintivo di questo programma. Ospitiamo lo sport in questa puntata, ma non uno sport diciamo comune, uno sport particolare. Adesso vi lanciamo una clip così vi facciamo capire di che cosa parliamo. In questi divani ci sono state tante associazioni sportive, sono passati tanti sport, più comuni, meno comuni, divertenti, di meno, impegnativi, eccetera, ma quello di questa sera è uno sport veramente particolare, ve ne renderete conto subito. Guardiamo la clip. Ebbene, avete capito di che cosa si tratta? Più o meno qualcuno di voi lo ha intuito, anche perché insomma il filmato è alquanto eloquente. Ci sono delle biciclette, ci sono delle mazze, c'è una pallina, c'è qualche richiamo a qualche sport forse un po' più conosciuto, e anche a Fano esiste questa pratica sportiva, è uno sport. Che cos'è? Abbiamo qui due interpreti, abbiamo il presidente Longarini Luca, buonasera, benvenuto, presidente di Bike Polo Fano, giusto? Giusto. E Giacomo Giardini, giocatore, insomma, colui che insomma agli albori è stato uno dei primi dei fondatori. Fondatore, ad appassionarsi, diciamo, di questo, diciamo così, a questo sport. Allora, Luca, partiamo da un po' di storia. Abbiamo capito più o meno in un'infarinatura dal videoclip che cos'è. Poi se capitate in Sassonia ogni tanto nella pista di pattinaggio li vedete che giocano, si allenano, che fanno questi strani movimenti. Allora Luca, che sport è? Da dove nasce? Come arriva? Che cos'è? Parlaci un po' di questa bella cosa che è un mix di diverse cose. Sì. Allora, il bike polo è nato in America all'incirca nei primi anni 2000 a Seattle, e è uno sport che, come dice il nome, ha dentro il polo, quello che noi intendiamo a cavallo, ma in questo caso è stato tolto il cavallo per metterci una bicicletta. E, a differenza del polo a cavallo, le regole sono invece molto più vicine e all'hockey, anche come campo gioco. Infatti abbiamo una pista che tendenzialmente è 40x20 metri e le porte sono staccate dal fondo e tutto il campo è circondato da delle sponde che non permettono alla palla di fuoriuscire. Nel corso degli anni ha avuto, diciamo, varie evoluzioni dal punto di vista sia di tecnica della bicicletta che di tecnica di gioco, e siamo arrivati poi diciamo intorno agli anni 2007 a portarlo in Italia e in special modo anche a Fano. A Fano, grazie a dei ragazzi che tuttora ancora giocano, altri hanno smesso, tra i quali Tommaso Piersanti, Giacomo Cascioli, che all'epoca sono stati anche per varie volte campioni italiani, hanno portato il gioco qui a Fano e hanno creato una realtà che adesso è una bella realtà. È una bella realtà, abbiamo dei numeri già discreti per essere uno sport minore, senza federazione, senza diciamo sponsor. A me questa definizione, che spesso è sovente usata anche in altre occasioni, sono stati qui anche i ragazzi del frisbee, insomma, sport minore proprio
una cosa che non mi piace, perché insomma non ci sono sport maggiori, sport minori, insomma non è che se uno gioca a calcio fa, no? Oppure se gioca a bike polo è meno. No, secondo me esiste lo sport, esistono diversi sport, tutti più o meno forse hanno dei livelli di notorietà o di anche insomma fruibilità diversi, però sport minore proprio io per definizione la casso, sì, come definizione, non mi piace, esiste lo sport, le pratiche sportive, lo sport è bello tutto, poi il vostro è uno sport outdoor, quindi all'aperto anche, quindi insomma siete a contatto insomma con l'aria aperta, però insomma questo è singolare, il fatto che dall'unione di due sport insomma abbastanza diversi anche come estrazione, come storia, se ne crei uno così dal niente e abbia poi una diffusione così, perché esiste un circuito mondiale, europeo, no? Mi parlavi prima che i giocatori stessi si sono dati una dimensione mondiale. Sì, sì, diciamo che a livello mondiale non esiste una federazione, ma è stata creata una lega proprio per regolamentare un po' il gioco, i campionati del mondo, i campionati europei. E da lì si è creata una lega europea e una piccola associazione italiana dove si discutono le regole, si portano avanti le idee sul futuro, i tornei e quant'altro riguardi il gioco, diciamo. Quindi c'è una sorta di autogestione, insomma, esatto, una tra sorta giocatori. Di autogestione regolamentata bene. Bene, bene, esatto. Dopo parleremo anche delle gare, dei campionati, dopo ne parleremo. Giacomo, allora tu sei stato un precursore a livello fanese di questo sport. Perché ti sei appassionato a questo sport? Ma mi hanno tirato dentro, come tirato succede dentro. Spesso, nel senso che c'era la prima squadra fanese, che è quella che è rimasta campione italiano per un paio d'anni, se non di più, adesso non ricordo. Loro avevano bisogno del terzo uomo e ci sono andato io, poi dopo mi sono appassionato, comunque io vado in bicicletta anche quando non gioco a polo, nel senso che mi piace andare su per le montagne e quant'altro, però sempre e solo bicicletta. Quindi è capitato, abbiamo cominciato quando era proprio agli albori, nel senso in Italia c'erano pochissime squadre, si contavano non sul dito di una mano, ma sulle dita di due mani. Erano poche. Dopo, pian piano, sono aumentate, sono arrivati altri giovani e hanno continuato la strada intrapresa. E qual è il bello di questo sport? Cioè, perché insomma si gioca a bike polo? Qual è l'essenza di questo gioco? Ma sempre l'emozione, uno, di fare gol quando ci riesci. E si riesce. E poi comunque, per io che comincio ad avere una certa età per questo tipo di gioco, comunque ti tieni, tieni sempre la testa accesa, perché si chiama polo, il cavallo sta su da solo, la bicicletta no, quindi non è proprio semplice, nel senso bisogna avere una buona coordinazione oculomanuale e comunque aiuta tante cose. È uno sport molto completo. Completo. Molto fisico e comunque di concentrazione. Insomma, c'è un po' di adrenalina quando si gioca. Tanta, sì. Tanta. Sì. Quanto dura la partita? Allora, la partita dura 10 minuti o 5 gol. Nel senso, se uno segna già 5 gol prima dello scadere di 10 minuti, comunque la partita è conclusa. Quindi c'è delle regole insomma abbastanza particolari. Sono delle regole, sì, particolari, nel senso che comunque fondamentalmente perché ha bisogno di spazi, avendo bisogno di spazi il tempo è importante, quindi cosa succede? Che se tu fai un torneo c'è bisogno di dare il giro. Se, certo. 10 minuti, tempo unico? Sì. Un tempo, cioè, sì, dopo nelle finali si può allungare di qualche minuto. Tempo reale o tempo cronometrato? Cioè, tempo reale. Tipo nel calcio? No, tempo reale. Tempo reale? Sì. La durata è breve perché nell'arco della giornata si possono disputare anche 7-8 partite. Quindi raggiungiamo diciamo, il tempo normale di un altro sport come durata totale. Perché non essendoci un campionato,
che si svolge come il calcio piuttosto che la pallavolo, quindi ogni domenica si va ad incontrare la città avversaria, si creano dei tornei dove tutte le città si trovano in quel determinato torneo e da lì inizia una fase a gironi, un po' come se fossero i campionati del mondo di calcio, dove si fanno prima una parte a gironi, dopodiché si crea una graduatoria e si fa la solita piramide, certo. Ottavi, quarti, semifinale, finale. Ok, quindi insomma nella giornata si sviluppa tutto, esatto, tutto quello che è il torneo. Sì, in genere in due giornate. Due giornate di fila. Si fanno il primo giorno i gironi e l'eliminazione il giorno seguente. E quindi 10 minuti sono cronometrati, quindi praticamente sì, come nel basket. Sono di gioco effettivo. Gioco effettivo. Esattamente. Gioco effettivo, anche perché la palla non potendo uscire risulta anche più semplice. Quindi certo, dal momento che un arbitro interrompe, si interrompe anche il cronometro. E riprende appena il gioco inizia. Oh, voi avete insomma portato qui in studio un po' di arnesi del mestiere, cioè vedo un casco, quindi le protezioni, comunque diceva prima Giacomo che è un gioco fisico importante, perché sennò quindi insomma è stato preso che cosa dal polo e che cosa dall'hockey. Allora, dal polo sicuramente la mazza, che vediamo che è fatta proprio da un bastone con in fondo un martello. Uh-huh. E il martello ha un lato chiuso, che è il lato che usiamo generalmente per tirare, e un lato aperto che facilita il controllo della palla. Ah. E, quando sei in fase di spinta verso, diciamo, in fase offensiva. Infatti la palla, vedete, si può... Ah, ecco, ci sta dentro. Ci sta dentro perfettamente. Altrimenti la palla viene spinta e controllata per questo lato, per il lato lungo del martello, per poter curvare insieme alla palla e dargli la direzione. E il tiro viene sempre effettuato invece di martello. Quindi queste sono regole che vanno osservate, se no si va incontro, penso, a penalizazioni. Sì, 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 il gol è valido esclusivamente se la palla viene colpita di testa dal lato corto, da tutti e due i lati ovviamente, se viene colpita da questo lato lungo il gol non è valido. Non è valido. Insomma, quindi se ho capito bene, Giacomo, so, tu che insomma, voi due siete ambedue giocatori, quindi insomma, però è un gioco che richiede grosso controllo e grossa coordinazione, perché devi tenere sotto controllo due o tre cose, insomma, contemporaneamente. Sì. Quello è il bello forse. Sì. Fondamentalmente ti metti in gioco, facendo questo gioco ti metti molto in gioco. Ovviamente le protezioni sono fondamentali, perché come si vede nelle immagini i fondi dei campi sono di cemento, quindi bisogna stare attenti, comunque si casca, però se uno è protetto nella maniera corretta non succede quasi mai niente. Perché immagino che la velocità non sia elevatissimo, insomma, no. Visto la velocità in certe fasi di gioco può essere quantomeno lo rende spettacolare. Non sono velocità, cioè non è che si va a 50 km all'ora, ecco, però comunque sono delle velocità che su una distanza che possono essere i 20x40 comunque sono degli spazi ristretti. Vedi questa gente che sembra che va molto veloce, ecco, all'interno del campo, però oggettivamente sono comunque delle velocità limitate. Ecco. Allora, abbiamo parlato degli strumenti che ha il cavaliere, diciamo così. Invece sì, il vostro cavallo, ovvero sia la bicicletta, è una bicicletta dedicata, particolare. Cioè che... Sì, è una bicicletta dedicata. E adesso diciamo che ci sono vari produttori che producono proprio delle bici ad hoc per il bike polo, con delle geometrie particolari e delle accortezze particolari per il gioco. Altrimenti ancora molti di noi usano delle bici adattate, magari si trovano dei telai che hanno le geometrie giuste e si portano a bici da polo. Quindi si fa un adattamento.
Esatto. Quindi, Giacomo, che caratteristiche deve avere la bicicletta da polo? Tu robusta. Che sei uno che in bicicletta... Soprattutto per me deve essere robusta. Regola no, numero uno. E poi deve, secondo, frenare bene. Poi devi avere, comunque devi saperci mettere le mani, perché molto spesso succedono, ti si piega un pezzo, ti si storce un altro, magari non riesci più a giocare. Noi, cioè io come lui, ci ha dato una nostra mano un nostro amico che ha anche una ditta di biciclette, che costruisce biciclette. E quindi gli abbiamo rotto le scatole, se si può, per diverse volte. Come mettere mano, sì, alla bici. Sì, anche per aiutarci a sostituire i pezzi. È diciamo una sorta di filosofia, nel senso tu vai in bici, cerchi di usare la bici e in ogni contesto e situazione, sia quando vai al lavoro che quando c'hai da fare anche le commissioni. Parlavi di una geometria, c'è una geometria particolare, perché un telaio deve essere studiato. Sì, sembrano delle bici insomma da mountain bike, così detto proprio alla brutta, in realtà sono più vicine a delle bici a scatto fisso o da pista. Esatto, e le geometrie ovviamente qui non riusciamo a vederle, perché si parla di qualche millimetro, mezzo centimetro da una parte. Comunque sono dei rapporti tra il carro posteriore, la distanza tra data terra del movimento centrale, sono delle caratteristiche che sono difficili da spiegare adesso qui in questa sede. Un rapporto solo. Freno? Adesso quasi tutti utilizzano un freno solo anteriore e a disco. In passato si sono usati solo il freno posteriore, poi entrambi i freni, uno che frena di più dell'altro. Diciamo che adesso lo standard che va per la maggiore è un freno anteriore a disco. A disco, perché si frena con una mano sola, con l'altra, esatto, c'hai la mazza. C'hai la mazza, e quindi insomma, devi fare tutto con... Sì. Esatto. Con i pedali si frena? No. Quindi, in passato, anche lì all'inizio, nelle varie sperimentazioni, si usava la bici a scatto fisso. E quindi insomma... Devono essere uguali per tutti, oppure ognuno ha la sua bicicletta? No, ognuno ha la sua bicicletta, deve rispettare delle regole che sono di sicurezza. Okay. Quindi non devono esserci parti sporgenti o taglienti, insomma, pericolose per l'avversario. Per l'avversario. Esatto. Da quante unità è composta la squadra? Cioè, spiegatemi un po' come avviene il gioco in campo in realtà, perché insomma... Sì. Il polo, ok, l'hockey, ok, però insomma, capiamo realmente com'è sto gioco, insomma, come avviene. Vedevo che c'era una foto prima che si era spalle alla sponda, insomma, in fondo. Quella è la partenza. Allora, prima di tutto, una cosa che non abbiamo detto, le squadre si compongono da tre giocatori per squadra. Ecco, questa è la foto, esatto, che dicevo io. Quindi qui siete proprio a fondo. Questa è la partenza di una gara. Si parte tutti con la ruota posteriore attaccata alla sponda, lato corto dietro la propria porta. Al fischio dell'arbitro, uno dei giocatori parte per conquistare il primo ingaggio, che si chiama just, ovvero il primo possesso palla. Visto che la pallina è situata al centro del campo, entrambi i giocatori partono per, come vediamo in questa foto qua, per raggiungere di Andrea Marcelli ci aiuta per raggiungere il centro e conquistare il primo possesso palla. Questo avviene anche nell'hockey, in realtà, mi sembra, no? Anche l'hockey si parte, si fa l'ingaggio così. Fa l'ingaggio a due, mi pare, così. Sì. Bene, c'è una componente femminile anche in questo sport? Ci sono squadre? A Fano no. No. A Fano no. Mentre in altre squadre sì. Diciamo che in Italia la parte femminile è ridotta nel polo, mentre all'estero è molto più presente, ci sono molte più ragazze. Ragazze che a Fano siamo tutti uomini. Uomini. Parliamo di... Lui ha citato prima due ragazzi che sono stati campioni italiani, una squadra campione italiana per tanto tempo, quindi
fanno anche espressioni ad alto livello anche in altre pratiche sportive. Qui sono venuti i ragazzi del trampolino elastico che sono campioni mondiali, magari nessuno lo sa, ecco perché dico sport minori, direi tra virgolette, insomma, perché poi tanto minore non è. E invece anche in questo caso qui abbiamo una foto eloquente. Soddisfazioni se ne possono avere col bike polo. Come no, recentemente Fano è riuscita a vincere due tornei nazionali, il primo a Lecce e il secondo a Pescara due settimane fa. Quindi proprio recentissimo. Questa secondo. Foto dove si risale proprio. La stessa formazione composta da Marco Minardi, Andrea Mastrogiacomi e Michele Busca hanno vinto questi due tornei nazionali sotto la, diciamo, il nome di Bike Polo Fano. Ecco, perché poi avviene che queste rappresentative o queste squadre, queste associazioni sportive made in Fano vanno fuori, vanno all'estero, vanno magari insomma in altri contesti e portano il nome della nostra città all'estero o in altri contesti grazie proprio a questi sport, quindi insomma, ribadisco, minori tra virgolette. Quindi, insomma, meritoria anche questa cosa e non a caso anche insomma, l'assessorato allo sport del Comune di Fano vi ha insomma, giustamente. Sì, l'assessore Caterina Del Bianco ci è stata molto vicino e ci ha aiutato in tutto, diciamo che grazie al dialogo con lei siamo riusciti a trovare un accordo per l'utilizzo della pista polivalente della Sassonia per allenarci. Certo. In passato abbiamo sempre avuto un accordo comunque col comune per effettuare i tornei a Fano utilizzando sempre la pista polivalente della Sassonia. E adesso da quest'anno abbiamo finalmente anche un posto illuminato dove allenarci grazie alla disponibilità dell'assessore Del Bianco. Io sono passato un paio di volte lì mentre voi giocavate. Chi vuol vedere insomma, dal vivo, insomma, al di là dei filmati che stiamo mandando noi, insomma, quando vi può venire a vedere? Quando vi allenate? Giusto così per prendere un contatto. Allora, noi tendenzialmente ci alleniamo almeno un paio di volte a settimana durante diciamo dal lunedì al venerdì alla sera dalle 8 fino alle 10 e mezza circa di sera. Okay. Orario post lavorativo, perché siamo tutti un po' grandini e lavoriamo tutti, diciamo. È difficile dare un giorno preciso semplicemente perché siamo all'aperto e in balia delle condizioni climatiche. Quindi la cosa più semplice che consiglio a tutti i telespettatori è quello di contattarci tramite canali Facebook e via mail per chiederci direttamente le informazioni e noi le possiamo tranquillamente inserire in una mailing list dove diciamo martedì alle 8 siamo alla Sassonia, chi vuol venire a provare, noi abbiamo a disposizione delle biciclette, delle protezioni, quindi chi siamo sinceramente molto anche alla ricerca di nuove leve, giovani e non, ecco. Chi si vuole approcciare a provare insomma, il nostro sport. È ben accetto. Allora, diamo qualche riferimento, avete un sito internet, una pagina Facebook? Abbiamo una pagina Facebook che è Associazione Bike Polo Fano, mentre l'email è bikepolofano@gmail.com. Ok, quindi insomma, potete contattarli attraverso questi canali oppure rendetevi conto dal vivo, andate lì quando ci vedete, quando fermatevi a chiedere, esatto, noi siamo lì a disposizione. Sono ben disponibili perché molto volentieri. È vero, cercano proseliti e quindi insomma potete avvicinarsi. Giacomo, chi può avvicinarsi a questo sport? È uno sport aperto a tutti, sostanzialmente. Se lo posso fare io, lo può fare chiunque. ma perché? Nel senso, lo possono fare veramente tutti. Poi è solo una questione di avere, di essere appassionati di bici, quello è poco ma sicuro, ecco. E avere voglia di uno sport di squadra, perché si parla veramente di squadra, perché quando le squadre sono composte da tre elementi, si è in pochi, quindi
se no non ci sono, ci vuole, non ci, sono ci vuole parecchio affiatamento. E quindi non ci sono particolari controindicazioni nel gioco del polo. Esistono delle squadre, nel senso juniores, adulti, signori, oppure la squadra può essere composta è open. Veramente. Cioè, ci può essere un ragazzino di, noi abbiamo visto agli europei, ci possono essere dei ragazzini di 15 anni come dei quasi cinquantenni, dei quasi cinquantenni. Sì. Ecco, quindi sì, le squadre sono aperte. Sì. E insomma, il gioco in sé per sé è un gioco che richiede anche degli schemi, delle cose, cioè ci vuole un po' di immagino, sì, no? Sì, sì. Ci sono tantissime varie soluzioni, fondamentalmente quando tu riesci a metterla nel sacco agli altri, comunque hai fatto quello bene. È lo scopo principale. Sì, perché alla fine è come in tantissimi altri sport, alla fine ha ragione chi vince, chi segna. 5 gol, 5 rating, 10. Sì, sì. Il portiere c'è? Non l'ho chiesto, non l'ho visto. Allora, il portiere non è richiesto. Ecco. C'è una figura che è quella del portiere, ma può essere svolta da tutti i giocatori. Ah, ecco. Quindi in genere alcune squadre adottano il portiere fisso e sempre la stessa persona, altre squadre ruotano anche per rifiatare durante i 10 minuti e darsi il cambio, insomma. Dipende dalle scelte strategiche della squadra. La porta rimane sguarnita o c'è sempre uno che la bada? Insomma, che la protegge? Teoricamente dovrebbe rimanere sempre protetta. Dopo, ovviamente l'ingombro della bicicletta già copre la maggior parte, però dopo gli altri diventano più bravi e comunque riescono a passare. Anche da noi si dice sotto il carro, nel senso tra una ruota e quell'altra. Quando passa lì devi proteggere con la mazza. E quindi insomma anche il portiere ha una funzione. Sì. Mi dicevi prima che nella fase di gioco non si può mettere il piede per terra, giusto? Questa è una particolarità. È diciamo la regola principale, la prima regola che viene spiegata. Ovvero quando un giocatore per motivi di equilibrio o di caduta, qualsiasi cosa, poggia il piede a terra, da quel momento deve fare una penalità, ovvero rimane in campo ma deve portarsi al centro del campo, battere con la mazza in un punto al centro del campo e poi rientrare in gioco. Quindi è una piccola penalità che si sconta autonomamente e poi si rientra in gioco a tutti gli effetti. Insomma, il cavallo sta in piedi da solo, i pattini ce li hai i piedi, voi avete la difficoltà aggiuntiva. Sì, sì. Però insomma, quindi ci sono delle peculiarità legate proprio al mezzo, alla bicicletta. Insomma, quindi certo. Non è che uno va in bicicletta e poi appoggia, no, devi stare in equilibrio. Il portiere fa un po' di surplus. Il portiere, io mi ci trovo spesso a fare il portiere, e quindi devi stare appoggiato sulla mazza. Tu puoi rimanere in equilibrio fermo, appoggiato sulla mazza, senza mettere il piede a terra. E fondamentalmente quindi il piede non può mai toccare la terra, se no è una penalità. Anche per il portiere. Anche perché se un portiere mette un piede a terra, dopo deve andare a metà campo partendo da fermo e la porta rimane aperta. Anche per i giocatori vale questa cosa della mazza in equilibrio. Sì, sì, la mazza ti fa da esatto, fa da pseudo cavalletto. Esatto. Va bene, insomma, allora ecco. Lo scopo di questa puntata l'abbiamo raggiunto, sinceramente. Insomma, sono contento che ci sono seduti sui nostri divani dei ragazzi che praticano uno sport che insomma è poco visto, poco così agli onori delle cronache, ma che dà grandi soddisfazioni anche per Fano, perché insomma, abbiamo sentito campionati europei, campionati mondiali, insomma, campioni d'Italia, no, non è cosa da poco. E poi insomma c'è agonismo, c'è la bicicletta, c'è la passione della bicicletta, c'è un po' di adrenalina, avete capito? Insomma, che è un gioco bello, bello vivace, maschio, come si dice in gergo, che però insomma, fa stare tutti bene, anche perché mi dicevi che un aspetto importante, chiudiamo con questa bella immagine, no? Giacomo, tu che pratichi questo sport da tanto tempo, insomma, c'è molto fair play, si è tutti amici, questa è una bella cosa da rimarcare, no? Sì,
La base proprio del bike polo è l'amicizia. Ecco. Questo proprio bisogna metterlo come, come punto saldo in, in cima allo sport. Siamo tutti amici anche in tutte le varie comunità, sia italiane che europee, extraeuropee, è un po' più difficile ovviamente per, motivi, per ragioni di però c'è questa fratellanza, questa comunità, no? Sì, è una grande comunità, una grande famiglia, la famiglia del polo, dove siamo tutti molto molto amici, si sta insieme, si mangia insieme, si discute, si parla di tante cose e anche in campo, nonostante l'aggressività o la tenacia nel raggiungere lo scopo del gol, alla fine siamo sempre tutti amici, ci si abbraccia sempre tutti, ci si ospita nelle varie case, nei vari tornei, quindi il fair play e l'amicizia sono proprio la base di questo sport. Bene, e questo è il messaggio che vogliamo lasciare in chiusura, siamo arrivati a fine puntata, avete capito insomma di che pasta sono fatti questi ragazzi, è bello insomma che hanno insomma preso anche il terzo tempo del rugby, insomma, esatto, del grande fair play post partita e durante il gioco, grande rispetto per l'avversario, cose che secondo mio modesto parere insomma altri sport forse più insomma in auge, più insomma agli onori delle cronache, dovrebbero prendere per esempio da questi ragazzi, da questi altri sport che volutamente io non chiamo minori. Ebbene, ringraziamo Luca Lungarini, presidente di Bike Polo Fano, e Giacomo Giardini, che insomma giocatore della prima ora, colui insomma, che ha fatto parte della prima ondata di appassionati di questo bellissimo sport. E speriamo che quanti si siano lasciati coinvolgere, affascinare da questa puntata dopo cena che trattava di questo bello sport, vi venga a trovare nelle vostre sedute di allenamento, oppure sapete dove contattarli. Grazie e insomma, buon gioco, insomma, non grazie so come, a te, come, grazie a voi. Come si dice. Per questa puntata dopo cena è tutto, grazie, alle prossime puntate e mi raccomando, praticate sport.